E adesso, dopo aver ringraziato anch'io il dottor Perugini per l'apporto che ci dà all'interno della Serpa e il dottor Crucicchia, il segretario generale della Fondazione, che ha seguito con tanto attenzione, con tanto interesse da parte di tutti gli altri progetti della Fondazione, ancora ringrazio il dottor Gambone, direttore generale Fondazione Donna, e pregherei di portarci le notizie più precise sia sulle esperienze che Fondazione Donna sta facendo da molto tempo, sia sulle prospettive che noi ci auguriamo, speriamo e vogliamo assolutamente rosee per questo nuovo viaggio che stiamo intraprendendo. Grazie Presidente dell'invito, grazie a voi di essere qua stamattina. Sappiamo che ci sono avvenimenti abbastanza importanti per il nostro paese, anche a pochi chilometri di distanza da Viterbo, quindi l'apprezzamento anche della vostra presenza qui è dovuto anche a questo. Prima di dire chi siamo, perché mentre i soggetti vicino a me sono ben conosciuti dal territorio di Viterbo, perché sono protagonisti della vita sociale ed economica della provincia di Viterbo, volevo appunto ringraziare anch'io sia la Fondazione Caritas che ha avuto fiducia in noi. Ci siamo conosciuti con Marco più o meno un annetto fa e abbiamo incominciato a parlare di questa ipotesi progettuale da sviluppare qui su Viterbo, sia ovviamente la banca, nella persona sia del Presidente che del Direttore Generale, Vice Direttore Generale Perugini. La Fondazione Risorsa Donna è una fondazione privata nata 10 anni fa a Roma. Come il nome dice, si occupa di donne che si trovano in condizioni socio-economiche difficili e che vogliono però, da questo punto di vista, venirne fuori creando un proprio autoimpiego o comunque trovare delle occupazioni migliori rispetto a quelle che sono magari costrette a svolgere. Il microcredito, veniva ricordato prima, è stato uno strumento sviluppato nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, lo sapete bene, ha avuto un successo, anche se ultimamente ci sono state una serie di critiche dovute a alcune derive, diciamo, del meccanismo di controllo sociale che in alcuni contesti hanno visto protagoniste alcune istituzioni di microfinanza internazionale. La Fondazione è all'interno di alcuni network che si occupano di queste tematiche, una a livello europeo che è l'European Microfinance Network, che è appunto un network europeo che raggruppa i principali operatori di microfinanza a livello europeo, e l'altro è il Comitato Nazionale per il Microcredito, che invece è un organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come diciamo, frutto del governo italiano dopo che nel 2005 fu proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale del Microcredito. L'Italia, e questo ne va dato merito, diciamo, in particolare al senatore Baccini che presiede il comitato, è stato uno dei pochi paesi che ha voluto mantenere questi comitati che erano nati nel 2005 con lo scopo di promuovere e divulgare il microcredito nei paesi occidentali, a appunto a mantenerlo perché ne potesse diventare diciamo così, un po' un regista, una regia per un mercato, se vogliamo usare questo termine, della microfinanza che è tutto da costruire qui in Italia, ovviamente. Le esigenze, diceva prima il Presidente Perugia, esistono e sono tante. In questi periodi di crisi le persone potenzialmente beneficiarie di un microcredito aumentano perché ovviamente la precarietà dei lavori, la precarietà dei redditi spinge molte persone che fino a pochi anni fa erano considerati bancabili a tutti gli effetti a diventare non bancabili o comunque vicini alla non bancabilità. Questo tema in questo ambito è ancora più vero per le donne che diciamo così, soffrono una discriminazione nei fatti, non che sia diciamo, voluta o pensata o in qualche modo agita coscientemente dal mondo bancario, per tanti motivi. Adesso forse nell'ambito delle domande che potrete farci possiamo approfondirlo. Io mi limito solo a constatare che effettivamente
per una serie di situazioni oggettive e soggettive del soggetto femminile imprenditoriale esistono maggiori difficoltà. Proprio per questo lo strumento del microcredito è doppiamente efficace sulle donne, perché supera, diciamo così, un ostacolo di ingresso al mondo del credito, dall'altra favorisce, proprio grazie alla creazione di un auto impiego, il superamento a volte di problematiche legate alla conciliazione, che è uno dei temi diciamo cardine del mancato sviluppo o del poco sviluppo che il nostro paese ormai registra da 15 anni. Detto questo, Viterbo non è nuova di esperienza di microcredito, c'è stata recentemente un'esperienza di tipo pubblico, in quanto la provincia di Viterbo ha lanciato un po' di mesi fa un progetto di microcredito, di cui non conosco gli esiti. Dico solo che in Italia, rispetto ad altri paesi, noi abbiamo avuto due modelli che sono stati realizzati. Un modello tutto pubblico, tra cui la provincia di Viterbo, la regione Lazio, in giro per l'Italia troverete molte esperienze appunto o di regioni o di province o di comuni che hanno voluto realizzare dei progetti di microcredito. Il concetto di microcredito è molto ampio, poi su questo se volete possiamo fare diciamo, un ampio dibattito, però diciamo che spesso viene utilizzata anche in maniera un pochino forzata, perché è un termine che va di moda e quindi spesso si utilizza un po' come etichetta, come bollino, per far passare magari iniziative che di microcredito non hanno. Dall'altra parte, rispetto al modello pubblico, abbiamo un modello solo privato, privato intendendo il coinvolgimento, come ricordava prima il professor Cordelli, del mondo delle fondazioni di origine bancarie, del mondo di fondazioni di origine private, non bancarie ed altre. Questo è un modello che è stato sperimentato a partire ormai da 7-8 anni fa, proprio dalla nostra fondazione. Noi realizzammo nel 2003 un progetto di ricerca che si concluse con il delineare un modello diciamo così, di operativo di microcredito in Italia, dove c'era un coinvolgimento triangolare fra tre soggetti di tipo privato, le fondazioni di origine bancarie, gli enti non profit e le banche commerciali. Questo è un modello che è stato poi sperimentato non solo dalla nostra fondazione in collaborazione con il gruppo Intesa San Paolo e la compagnia di San Paolo di Torino appunto 7 anni fa, ma da quell'esperienza sono nate tante altre iniziative che hanno visto coinvolte Monte Paschi di Siena e altri istituti di credito in giro per l'Italia, perché esistono in Europa altre esperienze, per esempio in Francia, dove il connubio pubblico-privato funziona bene. Allora, tutte le volte che il pubblico, questo in generale, ripeto, non conosco la realtà della provincia di Viterbo nel progetto che la provincia ha portato avanti, quindi non prendiate queste mie parole come una critica riguardo a questo progetto. Dico solo che di solito quando il pubblico interviene direttamente nell'erogazione di soldi non è mai una cosa molto positiva per una serie di distorsioni che possono avvenire. In Francia l'esperienza mi ha dimostrato che quando invece il pubblico fa gestire al privato questa fase delicata che è quella dell'erogazione di fondi e si dedica al supporto di iniziative, a sostegno di queste iniziative, funziona molto meglio. L'obiettivo finale secondo me è che anche in Italia si arrivi a questo modello. Io me lo auguro perché le esperienze che abbiamo avuto nella regione Lazio con il fondo di microcredito della regione Lazio, che invece conosco un pochino meglio, è stato un assoluto disastro. La prima ondata, circa 3 anni fa, noi contribuenti di questa regione abbiamo perso 3 milioni di euro. Non contenti di questo danno, lo hanno replicato successivamente, diciamo un poco prima delle elezioni, con circa 6 milioni di euro di dotazione, di cui vi invito a, quindi, giornalisti, a informarvi sugli esiti, perché è molto difficile ottenere dati dal pubblico su questi dati. Queste sono le critiche che io ho fatto più volte anche in altri ambiti, non solo a livello di Viterbo, e me ne assumo ovviamente diciamo così, la responsabilità, però vi sfido a trovare un dato che sia un dato su come siano andate queste diciamo, iniziative di tipo pubblico. Purtroppo diciamo così, le risultanze che noi abbiamo avuto parlando con poi la banca che ha gestito la fase finale sono state
ahimè, molto, molto negative. Però appunto questo ci interessa solo relativamente, perché stiamo parlando di altro, stiamo parlando di un progetto, ripeto, di tipo privato, con forti connotazioni sociali. È un progetto di microcredito, quindi non di beneficenza, questo va chiarito subito, è bene che voi anche lo chiariate se farete degli articoli riguardo a questo. Qui nessuno regala soldi, né la banca, né tantomeno la Fondazione Caritas, né tantomeno Fondazione Risorsa Donna. I soldi devono rientrare nel fondo per permettere a più persone di poter accedere a questa opportunità. Quindi è un prestito oneroso che va restituito. La vera novità, almeno per come i soggetti intorno a questa tavola all'interno del microcredito, è che si cerca di dare dei prestiti a persone che in altro modo non li avrebbero per mancanza delle garanzie che la legge bancaria in qualche modo impone alla banca di dover richiedere, per questioni di tipo prudenziale, riguardo agli accantonamenti e quant'altro. Qui si cerca di valutare la persona, di valutare il progetto. Questi sono i due elementi su quali la Fondazione, il Comitato che poi andrà a valutare le pratiche, se le vogliamo chiamare così, si concentrerà. Sì, sì, sono... Quindi questi, diciamo, sono i due aspetti cruciali per quanto riguarda il progetto di microcredito. Io per il momento mi fermerei qui, ovviamente se volete conoscere, non so se devo essere io a dare i dettagli di quello che può essere l'operatività, lo posso anche fare se è tutto crocifico. Marco, gli importi, allora, per quanto riguarda gli importi finanziabili, parliamo di importo massimo, sono 10.000 euro per progetti presentati da persone singole e 18.000 euro per quanto riguarda progetti invece realizzati in forma di società di persone o cooperative. Questi sono i tetti massimi, ovviamente. Tenete conto che per quanto riguarda l'esperienza romana, che ormai è consolidata da 7 anni, noi avevamo degli importi un pochino più elevati, però la media dei prestiti è stata intorno agli 11.000 euro in 7 anni. Per quanto riguarda i tempi di restituzione, questi vanno da un minimo di 18 mesi a un massimo di 60 mesi. Questo è il periodo, diciamo, entro il quale si deve o si può restituire il prestito. Di solito tutte queste cose vengono in qualche modo concordate con la fondazione, cioè con colei che poi gestisce operativamente il progetto, cercando di trovare il vestito migliore, più idoneo per il soggetto che si presenta con la sua idea imprenditoriale. È bene chiarire, almeno per quanto riguarda l'esperienza romana, e credo che questo possa valere per Viterbo, che questo strumento, quello del microcredito, non è uno strumento valido per tutti e per tutte le occasioni. Noi abbiamo di solito una percentuale di accettazione delle domande che va un po' ad imbuto, quindi su 100 contatti che noi abbiamo avuto a Roma, 30 si trasformavano in istruttori di microcredito vere e proprie, e di queste 30 solo 30% del 30% erano prestiti di microcredito. Questo proprio perché non è carità, non è beneficenza, è un prestito legato alla creazione di imprese, molto spesso di vere e proprie start-up, per il 70% parliamo di start-up di impresa, quindi situazioni abbastanza difficili da mettere in piedi per soggetti che socialmente ed economicamente sono, diciamo così, fragili. Quindi molto spesso è più sano dire un no per evitare che quel soggetto si indebiti ulteriormente rispetto a situazioni di criticità, piuttosto che dare l'illusione nel dare un prestito che poi la persona non è in grado di restituire, ma non perché non ha garanzie, perché il progetto non ha le gambe per camminare. Questo lo voglio dire appunto perché spero che il messaggio che esca dalla riunione di oggi sia abbastanza chiaro per chi poi leggerà l'eventuale resoconto che andrete a fare, di non illudere le persone, nessuno di noi lo può fare per questioni appunto di serietà e di realismo. Però se c'è una persona che pure priva di garanzie, ma che ritiene di avere una buona idea e di avere attitudini per creare impresa, può aver, diciamo, sicuramente ha trovato l'indirizzo giusto per rivolgersi e chiedere ascolto e chiedere consiglio e chiedere alla fine un prestito, se ce ne sono le condizioni. Per il momento lascio, in modo che do poi la possibilità a tutti gli interventi. Grazie. Vorrei ribadire che questo non è un'operazione di beneficenza, però teniamo ben fermo che è un'operazione di utilità sociale. Quindi
non ha a caso che c'è la fondazione e c'è anche la banca. Ecco, io ringrazio il dottor Nardone per questa posizione molto precisa. Vorrei soltanto drammatizzare un pochino alcuni dati, quelli di questi microcrediti pubblici che hanno perso milioni, non hanno niente a che vedere con l'operazione che stiamo cominciando noi, che è un'operazione di contratto sociale per piccole somme e fatta con questi criteri di rigore che sono stati ricordati. Rigore non fiscale, ma rigore nella valutazione delle persone e delle esigenze del territorio. Rigore ad adeguamento.